Hai avviato tu la registrazione? Io, sì. Ok, perfetto. Niente, dai, allora partiamo. Benvenuti a tutti, buonasera, siamo in diretta. No, niente, allora, così, insomma, il comando che volevo far vedere in questo paio di lezioni è quello che serve a calcolare le proprietà di inerzia di una sezione generica. Adesso vi faccio vedere queste slide molto velocemente. Cosa succede? A volte il codaster che cos'ha? Quando si usano gli elementi di struttura, ovvero le sezioni, si sente bene? Solo un lato. Il codaster che cos'ha? Delle sezioni predefinite dentro, che sono quelle sostanzialmente rettangolari piene o cave oppure circolari piene o cave. Perché ha quelle lì? Perché si calcolano bene le tensioni, cioè lui riesce a calcolare bene tutte le proprietà di inerzia, anche le distanze dall'asse neutro, eccetera, eccetera. Sui momenti di inerzia, la geometria delle masse, siete tutti abbastanza ferrati? Signore, non lo so, comunque fa lo stesso. C'è qualcosa che alzate la mano, io rispondo. Beh, Solo da un lato, ma va bene così. si vede che è mono. Quindi, per ovviare a questo limite, cosa hanno messo dentro? Hanno messo dentro questo comando macr caraput, che si sarebbe per, è una macro, è una serie di istruzioni, cara sta per caratteristiche, no? Quindi, putre vuol dire trave, vuol dire beam, insomma, in francese. Ecco, vi ricordo che il codaster parla francese, quindi insomma. Cosa succede? È una serie di istruzioni, una macro per calcolare le caratteristiche della trave. Quindi noi che cosa facciamo? Daremo dentro la sezione della trave generica che noi daremo dentro, la diamo dentro attraverso una mesh bidimensionale. Ok? Adesso poi vediamo come fare nel dettaglio. Però e si possono dare dentro anche delle mesh disgiunte, cioè quello vedremo come la prossima volta, dovremo fare in tempo. E le mesh disgiunte cosa vuol dire? Sezioni disgiunte vuol dire che io ho due domini, due mesh che non sono connesse, sono separate fra loro. Capita abbastanza di rado questa cosa, però può succedere, ad esempio, come una volta nelle strutture reticolari si affiancavano due profilati. In quel caso lì non sono un'unica sezione, ma sono due sezioni separate. Vedremo che lui in questo comando calcola le proprietà di inerzia anche di queste sezioni disgiunte. L'unica cosa che non calcola è il fattore di rigidezza torsionale delle sezioni disgiunte. Perché per fare questa cosa qui la mesh che diamo dentro deve essere connessa, cioè deve essere un'unica area, non separata in più aree. Esatto. Questo, cioè, l'ultima scritta riassume un pochino la procedura. Con l'aster study leggo la mesh, cioè dopo lo vediamo. Prima nel modulo sketcher definiamo una mesh molto semplice, ok? Dopodiché e la facciamo leggere, la portiamo dentro il modulo geometry, l'esportiamo nel modulo mesh, generiamo una mesh e poi la facciamo leggere all'aster study. Dopodiché applichiamo il comando macr caraput, calcola le proprietà di inerzia e il concetto in uscita dal macr caraput è una tabella. In realtà sì, è una tabella e in genere le tabelle bisogna di stamparle. Non so se vi ricordate il codaster come genera un risultato standard dopo il calcolo, però bisogna sempre ricordare, lui quindi il concetto è dentro il calcolo, ma per vedere i risultati bisogna dirgli stampa o il risultato oppure stampa la tabella. Okay. Vedremo che il macr caraput può fornire anche una tabella, adesso non mi ricordo se l'ho scritto, ok, qua ci sono le parole chiave, poi le guardiamo. Il macr caraput che cosa fa? Genera una tabella con una specie di riassunto delle caratteristiche di inerzia, sostanzialmente mette dentro quelle del sistema principale di inerzia e queste proprietà sono direttamente leggibili dal comando a cui dentro che sarebbe il cara elem, okay? Quello che serve per assegnare le proprietà di inerzia a una trave.
Ok, quindi lì dentro ci sono varie opzioni che sono le sezioni che vi dicevo prima, rettangolare, circolare, oppure ce n'è una che si chiama generale, no? E dentro questo generale c'è la possibilità di importare la tabella che genera il comando macro carapunto. Allora, vediamo le parole chiave del comando, poi magari le guardiamo dentro il documento ufficiale. L'originer che cosa fa? Specifica le coordinate del punto rispetto al quale vengono calcolate le proprietà di inerzia, cioè tendenzialmente che cosa si fa quando si fanno le strutture reticolari? Si usa la linea baricentrica, cioè quando uno disegna una struttura reticolare, la riga che si disegna è l'asse baricentrico della trave. Può capitare che magari la trave sia un attimo decentrata, no? Rispetto all'asse che disegniamo. In quel caso lì noi con l'originer specifichiamo il punto della nostra mesh. Noi quando definiamo una mesh la definiamo rispetto a un sistema di riferimento, che in genere è x e y, ok? Quindi noi con l'originer diciamo non calcolato rispetto al sistema di riferimento della mesh che abbiamo generato, l'originer mi dice non calcola rispetto a questo punto del sistema di riferimento della mesh, ok? Può essere utile questa cosa, poi la guardiamo. Ecco, il table chara è quello che vi dicevo prima, cioè genera questa tabella che il comando afcara elem legge in automatico, cioè legge in automatico, lo dobbiamo specificare noi. Ci siete? Tutto abbastanza chiaro? Ecco, poi ci sono altre parole chiave che sono il group MaBoard sarebbe gruppo di mesh, scusate, il bordo del gruppo di mesh. Che cos'è? Il bordo esterno della sezione. In realtà, per fare il calcolo delle proprietà di inerzia, non avrebbe neanche bisogno delle mesh, degli elementi planari interni, gli basta il bordo. Il bordo è un punto. Ok? Dopo, ecco, infatti il punto si specifica col comando group no. Okay, quindi quello che serve per avere le proprietà di inerzia è il bordo sostanzialmente della sezione e il gruppo NO. Quindi nel gruppo NO che cos'è? Un gruppo che contiene un solo nodo, che può essere un nodo interno della mesh oppure anche un nodo del bordo. Okay. Quello serve perché quando fa il calcolo di alcune proprietà, fa una specie di calcolo termico. No? Allora gli serve uno zero, okay? Un punto di riferimento ed è questo nodo che gli specifichiamo. Non c'è bisogno che sia un nodo particolare, potete dare qualsiasi nodo. Però se non lo fate, che cosa succede? Durante il calcolo vi segna errore. Quindi insomma, questo è effettivamente è un comando, è una delle parole chiave obbligatorie. Group de maillage int, che cos'è? Se voi avete una sezione cava, ok, questo è il bordo della cavità. Possono essere anche più di una, le cavità. E vanno tutte specificate, tutti i bordi interni vanno specificati dentro questo gruppo. Quindi la mesh che noi forniamo deve avere dei gruppi, che sono questi qui, cioè devo specificare un gruppo che sono il bordo dei contorni, no? Il contorno è tutto il bordo, tutti gli elementi di bordo, un gruppo che deve contenere un nodo. E se ci sono le cavità, i bordi interi devono essere specificati dentro group maillage int. Ecco, quando può succedere anche questa cosa, cioè che noi possiamo dargli dentro una mesh che è composta di più gruppi, ok? Può succedere questa cosa. Qualcuno per comodità secondo me lo fa, però io gli do una mesh di una sezione alla volta, se no mi crea confusione, però potremmo dargli anche una serie Non sto di... avanzando le slide. No? Online è rimasta ferma la prima. Aspetta che Non devo andare avanti andare... però sul tuo? Sì, sono io andato avanti, aspetta che Riccardo, vado... lo schermo, no? Io ho condiviso lo schermo, adesso il blue button dove... Hai ragione. Sì, è vero. Cosa faccio? Lo ricondivido perché si è bloccata la prima slide. Sì, togli la condivisione e poi rifai.
Perché non sta prendendo Ah, la. perché ho fatto lo Devi schermo fare prima la intero. presentazione e poi catturare la presentazione, secondo Se no, ma condividi lo schermo direttamente. Condivido lo schermo. Forse conviene. Sì, fai meglio. Tendino, fai schermo intero. Perfetto. Così tutto quello che stai inquadrando tu lo vedo anche io. Vabbè, andiamo avanti così, dai. E non te la fa partire? Ho provato con lo schermo intero, ma non parte. Ma Vabbè. fai presentazione. Presentazione. Ma tutto disabilitato. Dai, fa lo stesso, dai, Va così. bene. Ok, ecco, torniamo noi. Il gruppo MA, che cos'è? Vi dicevo, possiamo dare dentro più mesh. Ok, allora con questo gruppo MA noi possiamo creare un gruppo che contiene le varie mesh che abbiamo dentro. Ok, che cosa succede? Che quando il macro Caraputr legge questi gruppi di MA e ci calcola le proprietà di inerzia di ogni gruppo di mesh. Ok, questo si vede bene quando si fanno le sezioni disgiunte. Quando si fanno le sezioni disgiunte bisogna dargli effettivamente due contorni, due gruppi di maillage, no? E dopo nell'output si vede chiaramente che lui specifica il luogo su cui va a calcolare le proprietà, specifica il nome che abbiamo dato ai gruppi di mesh. Okay. Quindi serve a quello il nome. Ecco, nome è praticamente un nome che possiamo dare, no? Ok, il nome della sezione che è richiamabile quando siamo nel comando che specifica le caratteristiche della trave, della sezione della trave, ecco, possiamo richiamare le proprietà di inerzia attraverso questo nome qua che noi andiamo a dare. Okay. Direi che non va avanti. Ok. Allora, una cosa un po' difficile da capire sono i sistemi di riferimento, cioè l'output che ci dà fuori il macro Caraputr sostanzialmente considera vari sistemi di riferimento. Il primo sistema di riferimento, le cui proprietà hanno il pedice underscore m, è il sistema di riferimento della mesh. Ok? Quindi noi disegniamo la mesh con il nostro sistema di riferimento di XY. E lui le prime proprietà che ci dà fuori sono calcolate rispetto a quel sistema di riferimento lì. Ce ne accorgiamo nell'output perché c'è il famoso underscore m. Underscore m sta per mesh, maillage. Okay. Poi c'è un secondo sistema di riferimento che è quello dell'originer, cioè lui prende il nostro sistema di riferimento della mesh, lo trasferisce nell'origine, nell'originer, ok? E calcola le proprietà di inerzia con questa traslazione, usando sostanzialmente degli assi paralleli a quelli della mesh, ma centrati nell'originer. Questi in genere hanno suffisso underscore p, p sta per point, per punto. Quindi dici io ti sto dando le proprietà di inerzia rispetto al punto originer. Invece c'è un terzo sistema di riferimento che sostanzialmente è il sistema baricentrico, cioè lui che cosa fa? Prende il sistema di riferimento della mesh, lo trasla nel baricentro della sezione, okay, e poi fa una rotazione in modo da trasferire il sistema della nostra mesh, lo sposta nel baricentro e lo ruota per farlo coincidere con i sistemi principali di inerzia. Allora, è un esempio molto semplice. Dove sta il baricentro di una sezione con due simmetrie di un rettangolo, ad esempio? Sta al centro del rettangolo, no? Io tiro due assi di simmetria, no? Nell'incrocio dei due assi di simmetria c'è il baricentro. Però, ad esempio, se abbiamo una sezione ad L, diventa un problemino. Facciamo finta di avere una L con le due ali uguali. Ci sono gli assi di simmetria, no? Che sono quello che spacca a 45 gradi la L. Okay. L'altro asse principale di inerzia è quello ortogonale a questo, passante per il baricentro. Il baricentro di una L dove sta? Non è dentro la sezione, ma è un pochino fuori. Il signore si ricorda. Ok.
Sì. Quindi che cosa fa il comando? Se noi gli diamo dentro una L, calcola tutte le proprietà della L rispetto a quei sistemi che vi ho detto. Poi a un certo punto cosa fa? Lo trasla il sistema della mesh, lo trasla nel baricentro e sostanzialmente lo va a ruotare di 45 gradi. Annulla i momenti misti. Invece quando lui va, ci si accorge che quando va a calcolare rispetto al sistema della mesh, no, sia quello con pedice M che quello con pedice P, se ci sono dei momenti misti te li calcola. Ecco, a proposito di sistemi di riferimento, adesso ve lo faccio vedere qua. Quando noi definiamo la mesh, no, abbiamo un sistema di riferimento, no? Facciamo un esempio, qua abbiamo x. Noi in genere lo definiamo con delle coordinate planari, x e y. Invece il codaster, la sezione del codaster, dopo vi faccio un po' di orientamento delle travi, si capisce forse un po' meglio, quello che è l'asse delle x diventa l'asse y locale della trave e quello che è l'asse y diventa l'asse z locale. Vi ricordate, l'abbiamo fatto quando abbiamo trattato le travi multifibra, no? Adesso il codaster come fa a orientare le travi, no? Prende, lui che cosa fa? Usa un sistema che ha una terna a destra, quindi, no? Crea un sistema così, il sistema mondo. Ok? Quindi una trave genericamente orientata nello spazio, questo è il punto 1, questo è il punto 2, una trave in genere che cos'ha? L'asse delle x orientato dal nodo 1 al nodo 2. Questi si specificano quando si crea la mesh, adesso non vi faccio i dettagli, però questo qua diventa l'asse delle x locali. Ok? Quindi quando noi andiamo a vedere nel comando macro caraputr che ci sono i risultati, tutto quello che ha pedice x. Per esempio, lui lo chiama J di x, il fattore di rigidezza torsionale. Gli dice, guarda, questa proprietà è rispetto all'asse delle x, che è l'asse della trave. Poi che cosa rimane da fare? Rimane da orientare gli altri due assi locali. Ok? Tendenzialmente che cosa fa? X è l'asse della trave. L'y in genere lo orienta parallelo al piano XZ, quindi in questo caso adesso qui è un po' non è disegnato molto bene, però l'asse delle Y facciamo finta che entri nella lavagna e l'asse delle Z è il terzo asse che è ortogonale agli altri due, è quello che completa la terna destra. Quindi di solito lui prende il sistema mondo, XY e Z, lo porta nel nodo 1, fa una rotazione intorno all'asse delle y e fa coincidere l'asse delle x con la trave e poi fa un'altra rotazione così, ok? E quello lì è sostanzialmente l'orientamento della trave. Vabbè, era meglio, l'ho disegnato male, non si capisce male. Viene fare così. Questo è l'asse delle y. Adesso disegnato male, però ecco, è meglio così. Quindi fa questa cosa qua, prende l'asse delle x, ma prende il sistema mondo, lo porta nel nodo 1, fa una rotazione, scusate, intorno a z, e quindi porta l'asse delle x del mondo a coincidere con l'x, poi fa un'ulteriore rotazione e quella lì è l'orientamento della trave, x, y locale e z locale. Dopo c'è il comando, ci diamo un'occhiatina, si vedono queste tre rotazioni. Però l'importante è non fare confusione fra il sistema mondo e il sistema locale. In realtà l'unica confusione che può esserci è questa qui, cioè partendo dal nostro sistema di definizione della mesh, l'x diventa la y, no? E l'y della mesh diventa la z. Quindi sostanzialmente noi avremo questo qua, l'y locale, l'x della mesh e questo qua che è lo z locale e l'y della mesh. L'unica confusione è un po' quella lì. Per il resto sappiate che il macro caraputr tutti i risultati che vi dà sono il sistema di riferimento locale della trave. Ok.
Quindi, chiusa parentesi sui sistemi di riferimento, c'è un ulteriore slide. Ecco, nel comando afecara elem, quando andiamo a specificare i dati della trave, le proprietà di inerzia, ci sono dei campi obbligatori, ok? Dopo li vediamo. I campi obbligatori che cosa fanno? Sono dei dati che gli dobbiamo dare dentro, per forza, ok? Perché altrimenti che cosa succede? Voi sapete che l'elemento finito, no, sposta i nodi con una certa rigidezza, quindi deve calcolare la rigidezza del nodo. Rigidezza significa una forza diviso uno spostamento, oppure una coppia flettente diviso una rotazione radiante. Perché le travi hanno sia gli spostamenti del nodo che anche le rotazioni. Quindi ci sono dei dati obbligatori che sono, ad esempio, l'area della sezione è proprio un dato obbligatorio, perché se non gli diamo l'area della sezione, lui non riesce a calcolare la rigidezza assiale, quindi non riesce a calcolare l'accorciamento della trave nella direzione dell'asse X locale. Okay? Stessa cosa vale per i momenti di inerzia, cioè se io non gli do il momento di inerzia intorno all'asse Y locale e Z locale, lui non riesce a calcolare le proprietà flessionali, le rigidezze flessionali. E quindi anche lì non funziona la cosa. L'ultimo dato, quindi sono quattro i dati obbligatori. L'ultimo dato obbligatorio è la famosa rigidezza torsionale, no? J di X. Ecco, quella X e quella Y che vedete nel lucido sono appunto gli assi locali. Quindi se io scrivo asse locale Y, asse locale Z, e quel JX lì significa il fattore di rigidezza, no? Intorno all'asse delle X. Ok, direi che ci siamo. Ecco, i risultati. Che cosa ci dà fuori il comando macro char output, train output? Genera sostanzialmente un concetto. Ecco, ci dà questi. Adesso vi ho messo i principali, in realtà sono anche, forse sono anche di più. Comunque, il primo dato che dà è l'area della sezione. Ok. L'area della sezione, che tra l'altro è un dato obbligatorio, abbiamo visto, ci dà le coordinate del baricentro. Le coordinate del baricentro ce le dà rispetto al sistema della mesh. Ok, aspettate che qua ci disegniamo una sezione. Quindi se io gli do ad esempio una sezione fatta L così, no, lui mi darà una X e una Y del baricentro. Il baricentro sta qua, circa. Quindi lui mi darà questa X e questa Y. Ok. X teniamo baricentro, Y baricentro, cioè me le dà rispetto al sistema della mesh che ho creato io. Ok? Siete su questa cosa, ma comunque sì, dopo facciamo qualche esempio e viene un po' fuori. Insomma, il primo ve lo faccio molto facile, faremo un rettangolo centrato io in genere quando so che la mesh ha al baricentro lì, la centro lì la mesh. Però effettivamente non è obbligatorio questa cosa. Dopodiché, cosa ci dà? Dopo le coordinate al baricentro, i momenti di inerzia al baricentro, no, rispetto al sistema di riferimento della sezione, cioè lui prende l'asse X e l'asse Y e me li sposta nel baricentro. Ok? Quindi uno dei primi risultati che dà, darà è anche questo, fa una traslazione di questo asse X, di questo asse Y, e me li mette nel baricentro della sezione. Ok. Poi che cosa dà? Ecco, dopodiché dà i momenti di inerzia rispetto al sistema principale di inerzia. Allora, in questo caso qui la sezione L ci fa capire che lui sposta il sistema nel baricentro, poi che cosa fa? Attua una rotazione, adesso io qua vi disegno un asse, questo è l'asse di simmetria della sezione L, quindi lui che cosa fa? Il sistema principale di inerzia è centrato nel baricentro e poi avrà, in genere lui fa così, mette il momento maggiore fra i due momenti principali di inerzia, uno maggiore e uno minore. Il maggiore lo mette rispetto, adesso non mi ricordo se è questo o l'altro, dunque in questo caso dovrebbe essere questo qui, insomma. Comunque adesso lo vediamo. Quindi questo diventerà il nuovo asse Y baricentro, diciamo Y principale, e questo dovrebbe essere lo Z principale. Il momento maggiore, adesso dipende da come sono, dalla lunghezza delle ali della L.
questo caso mi sembra che quindi il momento maggiore dei due, lui fa la rotazione in modo che il momento principale di inerzia maggiore coincida con quello con l'asse Z. E quando andate a vedere i risultati, vedremo che lui scrive dei risultati che sono ad esempio I di Y senza nessun pedice e I di Z, che sono proprio i momenti rispetto al sistema baricentro, al sistema principale di inerzia, e in genere, anzi quasi sempre, vedrete che lui orienta in questa maniera, in modo che I di Z sia maggiore di I di Y. Okay. Quindi in sostanza lui che cosa fa? Dice: guarda, io facciamo finta, prendiamo un altro esempio, una trave. Io ad esempio, questo è l'esempio che faremo noi. Io dentro, scusate, una trave con X e Y, che cosa fa lui? Lui quando va a calcolare i momenti del principale inerzia, me li mette nel baricentro, ok? Però questo qua, diciamo che questo sarebbe l'Y e questo lo Z. Però in questo caso il momento intorno a Y, vedete, è maggiore del momento intorno a Z. Allora lui cosa fa? Gli fa una rotazione di 90 gradi. Tendenzialmente le rotazioni positive sono in questo senso, il senso antiorario. Quindi lui non userà per definire il momento, le proprietà principali di inerzia, non usa questi due assi, ma usa questi assi. Questo sarà l'Y locale e questo diventa lo Z locale. Bastardo questo comando, per questo che ci ho fatto un corso, perché quando uno vede i risultati, cioè dici, boh, ma cosa ti dà una marea? Perché il codaster, sapete, i risultati in forma tabulare, in forma hash, in forma TXT, con i caratteri hash gli piacciono molto, perché è un calcolatore, poveretto, cosa deve fare? Il computer è fatto così, quindi i risultati che otteniamo bisogna saperli interpretare. Ecco, le altre cose che ci dà oltre ai momenti di inerzia è il famoso angolo per passare dal sistema della mesh al sistema principale di inerzia, ok? Quindi poi ci dà la costante di torsione, io ho chiamato la costante di torsione, fattore di torsione, che è quel famoso J di X. Il J di X allora, nel caso di sezioni regolari, tipo quella circolare, il J di X coincide con il momento polare di inerzia. Quando invece avete delle sezioni chiuse, no? o cave, oppure delle sezioni aperte, calcolare il J di X diventa un po' più difficilino. Cioè, ci sono le formulette lì, bisogna ripassare la geometria delle masse, la scienza delle costruzioni, ci sono, però quando avete una sezione generica, fare una stima del J di X diventa veramente difficile. Soprattutto perché il J di X si può stimare quando avete delle sezioni sottili aperte, oppure quando avete delle sezioni sottili e chiuse, lì una stima si può fare, in genere precisa, però quando la sezione è fortemente irregolare, tipo già una L così che è un po' tozza, non so che precisione possa avere. Quindi la costante di torsione è effettivamente una comodità, mentre gli altri dati, tipo l'area, i momenti di inerzia, li trovate anche tabulati sui vari manuali, li trovate. La costante di torsione tante volte non la trovate, anche di sezioni, non so, una I di sezioni abbastanza diffuse, tendenzialmente non la danno i manuali, quindi quella roba lì bisogna calcolarla. E poi ripeto, quando si fanno dei telai con delle travi, dipende come si carica la struttura, ma della grossa torsione alla fine non c'è mai nel membratore, soprattutto se caricati in nodi, ecco. E, ecco, dopo ci dà anche i coefficienti di taglio. I coefficienti di taglio sono un po' particolari, non è un dato obbligatorio fornirlo, dipende dal modello di trave che scegliete. Se scegliete la trave di Eulero, che sostanzialmente considera solo la flessione, i coefficienti di taglio non servono a niente. Se invece usate dei modelli, quella della trave di Timoshenko, per capirci, dove la deformazione della trave è influenzata anche dal taglio, cioè oltre alla flessione considera anche il taglio, ecco lì bisogna dare anche i coefficienti di taglio. Ok? Allora, chiudiamo, io direi, adesso vi faccio vedere un pochino di documentazione ufficiale, cerco di
di farvi vedere quella dove c'è l'orientamento delle travi, di trovarla, dove lì c'è anche la paginetta dove diamo un'occhiata ai dati obbligatori da inserire. Okay? Adesso tutto questo cappellone introduttivo serve per capire i risultati, l'operatività di quello che stiamo facendo. Okay, allora, questo qui direi che siamo arrivati in fondo, non c'è più niente da vedere, questo lo chiudiamo. Ah, non me lo fa chiudere perché è condiviso. Allora, aspettate che tolgo la condivisione del big blue button e poi passiamo magari... Dove sta? Qui. Tolgo un attimo, per chi è a casa, tolgo un attimo la condivisione dello schermo perché altrimenti non mi fa chiudere, non mi fa cambiare i programmi. Bella, bella domanda. Non me lo fa chiudere. Vabbè, lo lasciamo acceso, cosa ti devo dire? Allora, ricondividiamo lo schermo intero. Ok, allora questo qua è il sito ufficiale del Codaster, ok? Lo conoscete tutti? Direi di sì. Io vi consiglio, cioè se masticate un po' il francese, consultate la documentazione in francese perché è quella originale. Quella in inglese è una traduzione automatica fatta a macchina, quindi potrete trovare degli errori, un po' delle castronerie, quindi insomma. Però cioè, sono molto buoni lo stesso, io delle volte li consulto anch'io quelli in inglese. Però tendenzialmente vi consiglio, guardate quelli in francese. Adesso ditemi voi, volete vedere quelli in francese o in inglese? Preferisci in inglese? Va bene, dai. Infatti andiamo a vedere in inglese. Ok. E guardiamo quelli della versione 14, però dalla 14 alla 15 non, sostanzialmente non cambia niente. Ok, eccolo qua. Questo è il famoso Afekara Elem, cioè è il documento, no? Vedete, per assegnare gli elementi di struttura, no? E le caratteristiche del materiale geometriche. Ok, adesso andiamo a vedere. Eccolo qua. Vedete un certo no, questa è la bar, sono gli elementi biella, poi ci sono. Vediamo se ci sono. Eccola qua. La parola chiave trave, ok. Prima però volevo vedere se c'era... eccola qua, l'orientamento... Vediamo se fa vedere l'orientamento delle travi. Se fa... Eccolo qua. Allora, adesso qui in realtà specifica l'angolo nautico. Io volevo vedere se c'era... Eccolo qua. Vedete? Questo qui è... Tutte le operazioni che ho cercato di spiegarvi prima per orientare una trave generica nello spazio. Allora, quello in nero, XY e Z, è l'asse, il sistema di riferimento mondo. Vedete, la prima rotazione che fa è la rotazione alfa, cioè porta l'asse, questo è l'asse delle X della trave, scusate, l'asse esatto, X della trave, l'asse locale. Lui che cosa fa? Fa una rotazione alfa intorno all'asse Z, ok? E porta l'asse delle X a coincidere col piano della trave. Poi fa una rotazione beta, ok, dove porta questo asse nuovo di X a coincidere con l'asse della trave. Quindi quello risultante, vedete, è l'Y1. Poi dopo fa un'ulteriore rotazione gamma se è necessaria, altrimenti è già arrivato. Ok? Quindi con queste due rotazioni, alfa e beta, noi abbiamo orientato la trave nello spazio con l'asse principale X e poi abbiamo orientato anche lì una Z. Altrimenti, per chi si ricorda, si può fare anche questa operazione qui, cioè si può pensare all'orientamento dell'asse locale Y risulta dal prodotto vettoriale dell'asse Z globale.
l'asse z globale con l'asse delle x locali, ok? Non so se vi ricordate. Il primo, l'asse delle z, no? Qua si avvita, no? Va sul secondo, che è l'x, no? E l'asse delle y esce dal piano formato da z e da x locale. Ci siete? Ve lo ricordate il prodotto vettoriale? Scusate, sì, il prodotto vettoriale? No. È praticamente il primo vettore, cioè non so, se io ho z, asse, vettore z, vettore asse delle x, no? Lo z si sposta sull'asse delle x, è come se gli si avvitasse sopra, regola della mano destra, no? Z va sopra x, regola della mano destra, quello che esce è il vettore y, l'asse y locale, ok? Oppure, non so, dunque, il prodotto vettoriale è il primo, vedete, lo z si avvita sull'x e questo è l'asse delle y locali. Quindi la maniera per identificare, se vi ricordate questa cosa, io ogni tanto la uso e è effettivamente comoda. Però tendenzialmente ricordate questa cosa, cioè l'asse delle y in genere è parallela al piano xy. Infatti se guardate l'y2, vedete, è parallelo all'asse delle y. In genere si usano delle sezioni abbastanza regolari, rettangolari o insomma, circolari, quindi insomma questo è quello che vi volevo far vedere. Volevo tornare un attimo indietro per farvi vedere i dati obbligatori. Quando c'è la parola chiave trave, vedete, vediamo se c'è. Ok, ecco, sotto la parola chiave trave, no, quelle sono le possibilità general, rectangle, circolo e elbow. Elbow sarebbe, probabilmente sono per i tubi. Io non l'ho mai usato. Il general invece lo uso. General praticamente voi potete dirgli, guarda, tutte le proprietà di inerzia te le do io. Nelle altre due rettangole circle, se si va dentro, basta specificare, non so, il raggio, lo spessore, le due dimensioni del rettangolo, lui in automatico si calcola le proprietà di inerzia. Nel generale invece le diamo dentro noi. Ok? Infatti se andiamo a vedere, ecco, queste sono le cose che chiede, vedete? Area, I di y in questo caso è il principale di inerzia, ok? I di z è il principale di inerzia, ok? Volevo vedere se spiegava un pochino. Eccoli qua. Quando diamo la sezione generale, che è il nostro caso, cioè una volta usato il Macr Karaput, il risultato di Macr Karaput con la tabella che lui calcola in automatico si può richiamare direttamente dentro General, ok? Dentro la sezione generale. Sezione generale, come vi dicevo prima, chiede dei dati di input obbligatori. Come vedete, adesso qua ha messo vedere, è per questo che non. Qua in genere c'era una. Qui ha messo with, non so perché. Questo è quello che vi dicevo prima. La traduzione automatica delle volte c'è delle castronerie. Comunque, surface of the section sarebbe l'area della sezione che prima vi dicevo uno degli obbligatori, e poi ci chiede, obbligatorio, vedete il momento di inerzia principale, quello intorno all'asse delle z, g sta per baricentro, no? Quindi l'asse principale intorno a z, quello intorno a y. Se usiamo, vedete, dei modelli di trave, t sta per Timoshenko oppure taglio, quindi trave dritta. Con il taglio, allora dobbiamo specificare anche i coefficienti di taglio. Altrimenti lui che cosa fa? Il centro di torsione, no? Di default certi valori li prende 0. Questa è la costante di torsione, il famoso J di X, che di cui vi parlavo prima, anche questo è obbligatorio.
È per questo che vi ho presentato il comando macro caraput, perché le altre in genere si tirano fuori abbastanza bene, ma quella di torsione tante volte è un casino, quindi bisogna fare il comando macro caraput e assegnarglielo. Le altre cose, vedete, sono le distanze della fibra esterna dall'asse delle Y. Questo qua serve per quando fate l'analisi dei risultati dei modelli a trave, serve calcolare diciamo, la tensione alla fibra più esterna. Ok, quindi questi sono dati che dovete dare voi. Se non li avete, li calcola il macro caraput, in genere li calcola. Okay. Quindi se non lo specificate, questo non è un dato obbligatorio, ma se non lo specificate lui assume 1, quindi vi calcolerà le tensioni nella trave come se la fibra più lontana sia distante 1. 1 è l'unità di misura che avete scelto, in genere in meccanica io uso i millimetri, quindi lui vi considera la trave, la distanza, no, della fibra esterna, la distanza unitaria rispetto al baricentro. Okay. Quindi si rischia, attenzione a questa cosa, se non vi interessano le tensioni non fa niente, ma se andate a fare un calcolo per leggere le tensioni nelle trave, ecco, questa cosa è sorgente di errore. Attenzione, quindi. Però ripeto, il comando macro caraput glieli dà tutti in automatico questi dati, quindi. Basta che voi capiate come lui orienta la trave nello spazio e il risultato col macro caraput è corretto. Ok? Poi vedete ci sono questi Y, R2, non ho mai capito cosa sono. E questo qua, vedete, ci sono altri dati che io faccio, non ho mai usato. Insomma, ecco, quello che io voglio far vedere sostanzialmente è questo qua. Questa è la sezione omotetica, è un'altra cosa. Comunque questi, diciamo, sono tutta una serie di dati che il comando AFKRL ci chiede, noi dobbiamo specificare, o glieli diamo noi a mano, come vi dicevo, oppure glieli attribuiamo rispetto con il comando macro caraput. Ok? Allora, vi faccio vedere che magari è un po' più chiaro, anche per quelli che ci seguono da casa, vediamo se ci sono domande. No. Torniamo indietro e invece che questo documento andiamo a vedere proprio, se riesco ad arrivarci, il documento, no, che specifica le opzioni, le parole chiave del macro caraput. Ok. Dovrebbe essere uno dei primi. Non lo trovo, vediamo se lo trovo così. No, non me lo trova. Dovrebbe essere uno di questi macro. Ce ne sono diversi, i comandi macro, vediamo se lo trovo, ABCD. Eccolo qua. È questo qua, è questo qua, macro caraput, è uno di quelli che hai tradotto adesso. No, cioè, dovevo usare i tuoi documenti, questi qui, vabbè, insomma. Eccolo qua. Ecco, lui lo chiama macro horda, non so perché, comunque è il macro caraput, come dici qui, no? Rende possibile calcolare le caratteristiche di una sezione trasversa di una trave partendo da una, ho messo grid, in realtà è da una mesh bidimensionale, ok? Della sua sezione trasversale. Ecco, qui c'è un documento di riferimento che se volete dateci un'occhiata, se vi fa piacere, che spiega magari nel dettaglio qualcosa di più rispetto a quello che vi ho detto io. Insomma, se volete dei dettagli su come fa a calcolare, ad esempio, certe proprietà di inerzia lì sono spiegate, fa quella specie di calcolo termico che vi dicevo. Quello che vi volevo far vedere io, al di là di tutti, vedete, questi sono quei dati che vi ho elencato prima, vi volevo far vedere un pochino quelle che sono il calcolo delle caratteristiche meccaniche, vedete. Questo, come dicevo prima, è il bordo, no? Gruppi di mesh che descrivono il contorno, ok? Poi c'è il gruppo di nodi, che anche questo è obbligatorio, che descrive appunto quel punto di riferimento per fare quel calcolo particolare
per calcolare le proprietà di inerzia, l'origine dell'inerzia, cioè definisce il punto dove le caratteristiche di inerzia sono calcolate, non tutte, solo quelle che hanno pedice P, ok? E poi ci sono quelle che vi dicevo prima, l'inte e il gruppo di Maillard. Ecco, qui dice delle cose interessanti, corrisponde a una lista di gruppi o di mesh per i quali il calcolo delle caratteristiche deve essere condotto indipendentemente. Quindi voi, quando diamo dentro la mesh bidimensionale, possiamo fare come delle isole, no? Poi tutte queste isole le specifichiamo con il group MA e per ognuna di questi gruppi in cui specifichiamo i gruppi delle maglie, quindi non il bordo, il gruppo proprio degli elementi bidimensionali, lui ci fa il calcolo delle proprietà di inerzia singolarmente, di ogni singola sezione. Ok? E, ecco, poi dice: questa funzionalità rende possibile in particolare cercare le caratteristiche equivalenti della trave di diverse sezioni disgiunte. Quando noi faremo la sezione disgiunta, questo comando qua diventa obbligatorio, cioè gli devo fornire un elenco di gruppi di mesh per fare il calcolo delle sezioni disgiunte, ok? Ecco, poi dice se qualcuno desiderasse calcolare le caratteristiche meccaniche per ogni gruppo di mesh, è necessario fornire un gruppo di mesh di bordi e di sezioni. I bordi è questo comando qui, ok? Di bordi e di sezioni, scusate, di sezioni. E che cosa, ecco, poi dice l'elenco LGB, cioè questo qui, Group de Maillage de Bord, e il gruppo LGM, Group di MA, devono corrispondere. Che cosa vuol dire? Quando io ho una sezione disgiunta, ok? Quindi devo definire il gruppo dei bordi, contiene il bordo della prima mesh e il bordo della seconda mesh. Il gruppo delle maglie deve contenere le maglie della prima mesh e le maglie della seconda mesh. Quindi i gruppi che andiamo a creare in realtà sono degli elenchi che contengono il bordo e corrispondentemente le mesh interne. Bisogna creare dei gruppi fatti così. Adesso lo vediamo, spero di ricordarmi come si fa perché l'ho fatto una volta sola e quindi non credo che lo vedremo stasera, ma magari la prossima sera. Ecco, poi qui ci sono le altre cose. Ecco, la cosa che io volevo far vedere, eccolo qua. Mi interessava farvi vedere questa cosa qui è disegnata un po' meglio di quanto ho fatto io, cioè questo Y e questo Z in realtà sono il nostro X e il nostro Y nel quale andiamo a definire la mesh. Ci siete? Ok, quindi lui che cosa fa? Vedete, come sistema di riferimento usa quello. Ci darà dei risultati rispetto al sistema che usiamo noi, poi ci darà dei risultati rispetto a questo sistema qua baricentrico, dove gli assi sono paralleli a quello della mesh, e poi che cosa fa? Una rotazione alfa e porta, vedete, l'y diventa l'y principale e lo z principale. Come fa a scegliere questa rotazione? Quello che vi dicevo prima, lui rende sempre il momento intorno a z maggiore rispetto al momento intorno a y, la vedremo questa cosa, la vedremo chiaramente. Ecco, infatti vedete dice, lui adesso qua ne mette due di sistemi di riferimento, in realtà secondo me sono tre, perché uno è quello della mesh, il secondo è quello baricentrico parallelo a quello della mesh, poi c'è il terzo che è quello principale di inerzia, lui dice che sono due, per me sono tre, comunque insomma, vedete, c'è il... Ecco, quello YZ è quello della descrizione della mesh. Poi c'è il principale che è quello GYZ. E poi direi che altri non ce ne siano più. Ok, poi ecco, vi faccio vedere questa cosa che vi accennavo prima. Le caratteristiche calcolate nella mesh letter, vedete, hanno pedice M, cioè A, adesso vedremo il risultato, come tutti dei valori dei titoli, e sotto c'è il risultato. Quindi A significa area, pedice M significa questa è l'area che
che io calcolo nel sistema di riferimento della mesh. Stesse cose, vedete la posizione del centro di gravità, è quello che vi dicevo prima, vedete, il centro di gravità lo calcola sempre, cioè il baricentro viene sempre calcolato rispetto al sistema della mesh. Ok? Ecco, poi dopo ci dà i valori dei momenti di inerzia, vedete, I di Y, G, cioè quindi il momento di inerzia rispetto all'asse delle Y, baricentrico della mesh. Ok? Stessa cosa qua, I di Z, I di, e poi dà anche i misti. Dopodiché, adesso qua è sbagliato, in realtà qua ci viene scritto A, ok, che è la superficie della mesh calcolata, è la stessa perché la mesh, la superficie è una sola, però lui che cosa fa? La specifica una seconda volta, però senza, quando non c'è nessun tipo di pedice, significa che lo sta calcolando rispetto al sistema principale di inerzia, vedete? Dopo infatti lo chiama centro di gravità Y, Z e questi qui vedete sono i risultati calcolati rispetto a questo sistema baricentrico qua. In genere qua ci viene scritto P, I di Y, anche P delle volte, non solo G, viene scritto P, lo vedremo. E poi ci sono i momenti principali, vedete I di Y e I di Z. Se vi ricordate, questa stessa nomenclatura è quella che era presente nell'asse cara Elem. L'asse cara Elem, se vi ricordate, c'era A, I di Y, I di Z. Quindi l'asse cara Elem vuole, cioè vuole, bisognerebbe dargli dentro i valori degli assi principali di inerzia. Poi questo in genere non è un problema perché poi le travi si possono orientare nello spazio, cioè questi sono tutti orientamenti che lui fa col macro cara putre e poi le orienta di default, però la trave a un certo punto si può, questa sezione si può orientare nello spazio come ci pare. Ok? Ecco, poi ci dà alfa che è l'angolo di rotazione e tutte, e vedete, questo qua, vedete, y di p e z di p sono i calcoli dei momenti di inerzia fatti rispetto all'originer, cioè a quel punto che gli abbiamo specificato noi. Okay. Queste cose qui onestamente non ho ancora capito che cosa sono, però dice sono caratteristiche utili per la matrice geometrica di rigidezza degli elementi quando si usano, allora ecco, sono travi dritte con la teoria del Timoshenko, G sta per gauche-chiffon, sarebbe l'ingobbamento, non so se vi ricordate, una trave in genere quando è soggetta a torsione, cioè se è circolare la sezione rimane piana, ma se la trave non è circolare la sezione ingobba. Ci siete su questo fatto? Cioè praticamente inizialmente era piana, dopodiché è come se spanciasse, non so se... Non rimane più piana, ma addirittura quando la trave è rettangolare mi ricordo che fa una specie di svergolamento, cioè ci sono dei punti che si allontanano e degli altri che vanno nella direzione opposta rispetto alle diagonali. Sì, quando fa la torsione della barra quadra me lo ricorda, piana che era la sezione come diventa. Dipende da come agisce la torsione, però hai diagonalmente due punti che fanno così e gli altri due che fanno così, quindi vi trovate una superficie veramente particolare. Io questa cosa me la ricordo perché... Si può dimostrare con una colma. Sì, bravissimo, se volete adesso io non ce l'ho con me, però esatto, qua mi è capitato di portare questo esempio agli studenti, quando prendete la gomma da cancellare, la torcete, vi accorgete che la superficie di estremità non è piana, ma fa questo movimento qua. È effettivamente prevedibile con la teoria del De Sanganate. Ecco, le travi col gauche-chiffon in realtà io non le ho mai usate, però che cosa succede? Nei risultati c'è, oltre a quelli classici, ce n'è uno che indica questo ingobbamento, però non saprei dire, non le ho mai usate, sono travi particolari, non so neanche... Se possono avere utilità, cioè, sicuramente hanno utilità. Ecco, quello che vi dicevo prima, quando lui calcola la costante di torsione JX, dice,
La soluzione praticamente che cosa fa? Fa questo calcolo termico, no? Per calcolare questo fattore φ che permette di determinare la costante di torsione e le tensioni taglianti. È per quello che dobbiamo specificare group di Noè, altrimenti il calcolo del J di X non riesce a farlo, non ce lo fa. Direi che siamo arrivati. Ecco, qua è quello che vi dicevo prima. Dice, una volta che abbiamo tutti i nostri risultati, no? Si possono assegnare nel comando afcara elem, no? Attraverso proprio la parola chiave tablecar. Si va in generale, no? Si dice tablecar away nel comando e lui ci genera in automatico questa tabella. Che poi può essere letta direttamente là. Vabbè, qui ci sono degli esempi, magari ve li guardate. Qui c'è una sezione rettangolare. Ecco, qua fa l'esempio della sezione rettangolare disgiunta. È abbastanza interessante perché vedete le caratteristiche le dà rispetto al GR1, vedete? Cioè GR1 e GR2 sono i nomi delle mesh che si specificano nel famoso group MA. Vi ricordate, ho parlato prima, no? Gruppo MA, GR1 è il nome di questo gruppo di mesh sotto e GR2 è il gruppo di mesh sopra. Quindi i risultati lui ce li dà rispetto alla totalità della mesh, cioè GR1 più GR2, come se fossero unite, e poi ci dà i risultati rispetto a GR1 e a GR2. Ok, vedete qua, questo è un esempio di risultati. AM cosa significa? È l'area rispetto alla mesh. Ok? Stessa cosa qua, centro di gravità mesh I di Y al baricentro rispetto alla mesh, vedete? Sono le proprietà di inerzia, vengono i pedici sono quelli che vi dicevo prima, sono specificati. Se noi andiamo a vedere, ad esempio, ecco, questi altri risultati, vedete, I di Y significa momento di inerzia rispetto, questo è il principale baricentrico dell'asse dell'Y, ok? E lui ce lo calcola rispetto alla totalità, il GR1 e il GR2. Cioè, ecco, qui si vede abbastanza chiaramente quello che vi dicevo prima, cioè l'I di Y del GR1 è minore rispetto all'I di Z, vedete? L'I di Z è 2,610 alla meno 8, questo è 1,67. Quindi di default lui l'I di Z, vedete, lo calcola sempre, è sempre il maggiore dei due. Quando fa la rotazione degli assi principali di inerzia, l'I di Z è sempre il maggiore. Quindi che cosa fa praticamente? Se voi gli date come mesh una trave con uno sviluppo verticale, lui la prende e ve la sdraia. Questo fa il macro carpo. L'I di Z è sempre il maggiore rispetto all'Y, quindi qualcosa di allungato, no? Lo prende e lo gira. Se invece la date già direttamente sdraiata, lui non la gira. Fa l'angolo di rotazione, vi dice alfa 0, cioè significa che non fa nessuna rotazione per calcolare le proprietà principali di inerzia. Allora, direi che ci siamo. Ok, io direi che volete fare una pausa, andiamo avanti, come volete. Allora, adesso andiamo a lanciare da terminale il Salome MK. Adesso non mi ricordo se l'avevo già fatto, comunque facciamo. Ci studi, prove, vediamo se trovo qualcosa che avevo già fatto. Sezioni aster. Eccola qua. Domanda, come fai a fare l'autocompletamento della Col tabella? tab, col bottone tab, fa l'autocompletamento. È una roba quella lì, quando la gente mi vede lavorare al terreno, dice: ma come sei veloce? Ciao. Questo non lo sapevo. No, succede adesso, se volete ve lo faccio vedere, ma questa è una cosa di Linux. Praticamente che cosa succede? No? LS il comando è il dir per vedere l'elenco dei file, è l'abbreviazione di list, ok? Quindi mi dice: guarda, se io sono nella cartella home e mi fa vedere, vedete,
tutte le cartelle presenti. Se io ad esempio voglio entrare in una directory, ok, non so, la documenti per capirci, comincio a scrivere documenti, addirittura documenti è l'unica che comincia per D, quindi a me basta scrivere, adesso se metto la D minuscola, vedete, con l'autocompletamento non me lo fa, ma se io metto solo la D maiuscola e faccio l'autocompletamento, lui è sicuro che documenti, ok? Se invece, ad esempio, vedete queste qua, ne abbiamo due che cominciano con la P, no? Se io metto P e premo Tab, la prima volta non succede niente, la seconda pressione mi dice, guarda, che non ce n'è una sola che comincia con P, ce ne sono due, ParaView e Prova, quindi non so, metto R e dopo il completamento funziona. Fantastico, no, al Linux? No, insomma, il terminale, in genere la gente quando vede il terminale si spaventa, perché siamo abituati alla GUI, alle interfacce grafiche, ma se uno con la shell e i comandi di Linux si va veramente... Sono veramente molto molto forti. Qua usciamo, allora torniamo, vediamo se l'ha lanciato. Ecco, l'ha lanciato. Allora facciamo qualcosa di nuovo. Io mi ero già fatto nella cartellina un... Comunque andiamo nello sketcher. Se non mi ricordo come l'avevo fatta, perché avevo già calcolato le proprietà di inerzia, era comodo per quello. Allora, una volta... Adesso... Io vorrei rimanere nell'ambiente Salome Beccai. Chiaramente la mesh la potete generare con quello che preferite, cioè con il vostro generatore di mesh preferito. Io ad esempio uso molto spesso il GMSH, però è una roba spartana e non pretendo che l'impariate. Allora, siccome mi hanno detto che siete dei fanatici di Salome Beccai, lo facciamo. No, adesso io... vabbè, vediamo, facciamo questa qua, dai, 100. Facciamo una sezione, la facciamo insieme, cancelliamo questi propri qui. Io, se siete d'accordo, a meno che non abbiate delle sezioni preferite, io farei questa sezione qui, la centrerei nell'origine perché sappiamo già quanto vale. Io farei la base, la farei 20. Okay. Cominciamo da una sezione facile di cui abbiamo già, di cui sappiamo, e qua la facciamo 100. Okay. Il baricentro sta lì, chiaramente il baricentro ci darà coordinate 0, 0. Io farei una sezione così 20% perché è così rettangolare, così abbiamo già le proprie, non ci sono momenti misti. Diciamo, io qua ho già calcolato le proprietà di inerzia, dopo vediamo se tornano, proprio sì, dovrebbero tornare. Quindi, allora, adesso io, ma sì, dai, mettiamola nell'origine, non è necessario metterla nell'origine, se volete non la facciamo questa cosa, però, allora, ecco, dobbiamo, quando siamo nel mondo, nello shaper, è comodo perché è parametrico. Quindi io adesso disegno una sezione rettangolare che poi potrà essere utilizzata per qualsiasi sezione rettangolare, basta cambiare le quote di base e di altezza. Quindi generiamo una nuova parte, ok, poi andiamo a creare uno sketch, non mi ricordo come si fa, sketch, andiamo lui ci chiede su quale piano vogliamo realizzare lo sketch, ok? Quindi noi scegliamo X e Y, ok? Poi ci mettiamo ortogonale, c'era il comando per rendere tutto ortogonale al, ma non lo vedo più, sarà nascosto da qualche parte, vabbè, c'era, o è sotto qua, ma ah, eccolo qua, set plane view, ok, qui adesso ci siamo messi ortogonali e x e y diventeranno, x diventerà la nostra y, no? E la y dello sketch diventerà la z, ok, quindi andiamo a disegnare un rettangolo, poi lo aggiustiamo, ok, abbiamo disegnato il nostro rettangolo, diciamo fatto,
Adesso che cosa dobbiamo fare? Mettere delle quote, ok? Così possiamo. Ci sei Gianludovico? No? No, Facendo il rettangolo, come fate a centrarlo? non è mica centrato, eh? Vedi? È tutta una roba che si sposta, eh? Non ti preoccupare, adesso mettiamo le quote, l'importante è fare il rettangolo. Allora, adesso dobbiamo mettere un po' di quote, cioè o la distanza verticale oppure la distanza di un punto da un asse, vediamo un po'. Scegliamo questo asse qui e lui in automatico ci ha già preso un punto, ok? Allora, noi vogliamo fare la base di 20, quindi qua mettiamo 10 perché è la semi larghezza e poi andiamo a scegliere questo asse. Scusa, Prego. dobbiamo mettere baricentro Cioè, dentro di. mi è venuto il rettangolo con un angolo nel centro, cioè Ha negli ruotato? assi. Ruotato? No, no, negli assi. Ah, te l'ha centrato lì. Lo cancelli e poi prendi un punto lontano dagli assi. Perché lo sketcher che cosa fa? Delle volte gli snap point, quindi se tu ti avvicini all'origine ti mette l'angolino proprio nell'origine. Ok? Ci sei? Aspettiamo qualche. Intanto controllo se ci sono delle domande qua nel big blue button. Ok. Adesso spero che da casa si riesca a seguire, riescano a seguire. So, chiaramente quello che faccio alla lavagna non viene, purtroppo non, però l'abbiamo ripreso poi con i documenti, quindi insomma, spero che sia. Ci sei Gianludovico? No, aspetta, scusa, facciamo una pausa perché io non c'ho gli assistenti, non c'ho le vallette, non c'ho niente. Questo è il mestiere che ci dà per fare con l'assistente. Sì, scegli sì, il Questo E allora qua li è un po' metti, centrale, sì. no? Set preview. Poi Dopo questo lo posso prendiamo. rettangolo, posso clicca lontano, ecco lì, e prendi sempre lì, e vedi se ci Ma non c'è il mouse. Lo prendo se non ho capito perché. O forse c'è gli snap point attaccati. Esci da lì, esci da lì. Gli snap point quali sarebbero? Non so, quello lì è di lì. No, quello lì genera un po', aspetta. Proviamo a cambiare comando. Sì, in genere sono questi, a meno che non ci siano quelli automatici. No. Poi dopo un giorno se ne va l'altro comando, con lo stesso comando prendi l'asse lì, no l'asse lì prima scegli l'asse e poi il punto, l'asse è così, Ah, però no, quello questo l'abbiamo già sono, messo, ok. però l'abbiamo già messo, dobbiamo fare questa qui, Quindi in orizzontale. dobbiamo dargli questa perché dobbiamo prendere l'asse di In riferimento. distanza, non, ok. Adesso scelgo quel colore lì, l'angolo,
questo può fare. No, devi fare punto asse. Adesso si usciamo dal lato rotondo. Quindi devi dargli l'asse e un punto. Dagli un anno. Devi passare la diciamo, che passa la conferma. E poi adesso andiamo avanti. No, guarda, lo sketch è tra l'altro secondo me è comodissimo, però anch'io lo uso molto poco perché genero tutto col GMSH, quindi allora ci siamo, tornati a cavallo e quindi le altre cose dovremmo dirgli che adesso dobbiamo questa roba volendo, cioè, allora per un utente voluto farebbe così, secondo me i comandi ci sono. Però io onestamente non mi ricordo se c'è il comando qua della simmetria, fa vedere. Parallel fixed. Ah, questo qua, mirror copy, linear copy. Sai che no, forse questo. Forse l'ultimo, perché è equal. Penultimo, però lì. Ma equal ti fa la stessa lunghezza, non saprei. Allora, bisognerebbe adesso, non ho esplorato questa possibilità, probabilmente c'è, però questa sera la risolviamo con una quota, vedete, di questo tipo, una quota lineare, ok, invece che 39 gli diamo 20, ok, e poi andiamo a dare la quota verticale, ecco, qua diamo 100, ok, ecco, così siamo sicuri che il baricentro non coincide con l'ordine degli assi. Confermiamo, fatto ancora, e adesso la cosa che dobbiamo fare è generare una superficie, adesso non mi ricordo, ecco, build a face, ok, adesso scegliamo il nostro sketch, probabilmente, ecco, confermiamo. E noi che cosa abbiamo fatto? Vedete, abbiamo creato una superficie che poi la andiamo ad esportare. Allora, adesso qui c'è ancora di mezzo il modulo geometry. Quindi tutto quello che viene fatto nello sketch, che è sostanzialmente un CAD, un piccolo solid edge, un piccolo solid works, va esportato nel modulo geometry e poi dal modulo geometry va esportato nel modulo mesh. Ok? Come seleziona tutto? Non lo so neanche io, adesso proviamo a rifare, guarda. Facciamo ad esempio construction, scusate, build, face. A me ne ha preso una, poi dopo un certo, ecco, a un certo punto me l'ha preso tutto, non so come ha fatto, prova a fare, sei riuscito? O se no puoi selezionare direttamente qua, vedi? Ecco, adesso me l'ha preso, però me l'ha preso la line 4. Proviamo a fare delete. Una volta si poteva selezionare anche qui, forse con il control, no? Ecco, se ci vai sopra, ah no, questa è la face, aspetta, proviamo a nascondere questa qua, che eccolo qua, ah, a me lo vede intero, se ci scorri sopra con la punta, a un certo punto te lo vede, se vai all'interno lo vede intero, ah però okay. Sei riuscito? Sì, non ho ben capito come, ma sì. Sì, allora bisogna prenderci un po' confidenza con il. Comunque l'importante è avere questo qua. L'importante è avere una face, cioè una superficie chiusa, ok, che rappresenti la nostra sezione. Questo è importante avere. Una volta che abbiamo la faccia, no, la cosa da fare è esportarla. Adesso non mi ricordo. Scusa, ma io sono ancora dentro un comando, ok, non mi ricordo più dov'è, ecco, sotto feature, una volta che avete selezionato face
sono uno, sotto il menu Features c'è Export to Geom. E lui che cosa fa? Ha esportato la nostra faccia nel modulo Geometry. Quindi adesso passiamo al modulo Geometry. Dentro Geometry, vedete, ci ritroviamo il Face. Ok. Allora, adesso possiamo anche fare direttamente il modulo Mesh, però io consiglio di creare nel modulo Geometry, di creare i gruppi, che poi sono quelli da attribuire al comando macro caraputra. Vi ricordo che sono fondamentali il bordo esterno e un nodo, un gruppo che contiene il nodo. Noi daremo anche il nome delle mesh, ok? Un gruppo di mesh. Magari non lo usiamo, però il consiglio è createli, così vi... Cioè, l'idea di creare più gruppi del necessario è che quelli che non usate, se ce ne sono dei ridondanti, non li usate. Se invece vi mancano, dovete tornare indietro e crearli. Quindi, bottone destro, Create Group, ok? Andiamo a creare i gruppi, ad esempio, cominciamo dal gruppo del nodo, io in genere lo chiamo nodo riff, che è il nodo di riferimento per il calcolo della torsione. E direi che... ecco, vedete, lui ci propone uno di questi, io scelgo questo, non è importante quale nodo sia, basta attribuirgliene uno, basta che appartenga alla mesh. Ok, facciamo l'apply, vedete qua sotto ha creato il gruppo nodo riff, poi dobbiamo creare il bordo esterno, io lo chiamo bordo. Ecco, se vi ricordate, il codaster nomi più lunghi di 8 non li digerisce, di 8 caratteri. Quindi usate dei nomi abbastanza corti, so bordo E per dirgli bordo esterno, ok. In questo caso o li scegliamo uno a uno, vedete. Per fare una selezione multipla, nella finestra grafica si tiene premuto il bottone Shift, vedete. Selezioniamo tutti gli elementi del bordo e li aggiungiamo. Apply. E abbiamo creato il bordo esterno. Poi cosa facciamo? Anche un gruppo di mesh, no? Di elementi bidimensionali, chiamiamolo mesh I, scusate, MSHI, che sarebbero gli elementi interni, ok? Facciamo select all perché c'è solo una superficie, apply and close, e adesso vedete abbiamo tutti i nostri gruppi. Il gruppo del bordo esterno, il gruppo del nodo, che è questo qua evidenziato, e siamo a posto. Quindi adesso passiamo dal modulo Geometry, passiamo a creare la vera e propria mesh. Ok, quindi mesh, creiamo una nuova mesh, chiamiamola, va bene, chiamiamola rettangolo, una cosa del genere. Ok, e andiamo a generare un algoritmo bidimensionale. Ah, scusate, come geometria, vedete, lui si aspetta una geometria, gli diamo face 1-1, la presa. Allora, io direi di fare così, il netgen 1D-2D, potremmo usare anche il quadrangle mapping se volete, ma facciamo una cosa generica, usiamo 1D, 2D e poi vediamo, ecco, andiamo a settare i parametri. Ok, allora, max size, dunque il nostro ha lato 20, non, allora in genere il comando macro caraput non ha bisogno di mesh molto fini, con elementi molto piccoli, però neanche usare dei rettangoloni paga, quindi in genere io qua non so, starei, visto che ne abbiamo 20, farei, non so, una taglia 2 per capirci, e min size... facciamo così 2 e max size facciamo 3, scusate, 4, ecco, una cosa del genere. Fineness moderate, possiamo anche fare quadro dominate, ma non importa. Facciamo ok, apply and close, e poi andiamo a generare con il famoso comando compute, vedete, lui ci ha generato la nostra mesh, ok, ha usato dei triangoli. Volendo potevamo anche dargli, visto che la sezione è regolare,
gli si poteva dare anche una mesh regolare, cioè una mesh quadrangolo, una cosa del genere. Quello è un esercizio che farete a casa, dai. No, ecco, la cosa che ci manca adesso, dobbiamo importare i gruppi, dobbiamo creare proprio i gruppi della mesh, li dobbiamo importare dal modulo geometry. Ci siete, Gian Ludovico? Vi ricordate un pochino i comandi compute, il modulo mesh? No, è passato molto tempo. È per niente, ci dobbiamo rimettere in pari, dai. Allora, facciamo un create groups from geometry, perché li abbiamo già creati nella. Quindi creiamo dei gruppi di elementi, il mesh e i gruppi di nodi, prendiamo dentro il nodo riff e di nuovo qua prendiamo dentro, scusate, bordo e, perché dobbiamo avere un gruppo di elementi di bordo e quelli di mesh interna e il gruppo di nodo riff. Apply, ci siete? Apply and close. Andiamo a vedere se ha creato i gruppi. Nodo di riferimento c'è, è questo nodo qua. Il bordo esterno c'è e le mesh interne ci sono. Perfetto. Adesso il mio consiglio è fate una salviamo, che siamo arrivati a buon punto. Che l'ho lasciato fuori. Beh, vabbè. Chiamiamolo ret 100 per 20, una cosa del genere. Ho messo lo 0. Ok, save, e abbiamo salvato il nostro esercizio. Un attimo che controllo se ci sono domande in chat. Nessuno, tutto bene, ok. Allora, facciamo un ripassino. Nel modulo Sketcher abbiamo creato la nostra faccia parametrica, okay? L'abbiamo esportata in modulo Geometry. E poi abbiamo creato i gruppi nel modulo geometria, abbiamo creato la nostra mesh, no? Nel modulo mesh, abbiamo creato i gruppi partendo dai gruppi della geometria. Adesso entriamo in CodeAster, ok? Quindi clicchiamo qua, entriamo nel modulo Aster Study e cominciamo a vedere un pochino nel dettaglio il comando macro caraputr. Allora, la prima cosa da fare è aggiungere uno stage, ok? Così, bottone destro su Current Case, Add Stage, ok? E lui ci crea un nuovo stage. Ok? La prima cosa da fare, ovviamente, dentro lo stage è leggere la mesh che abbiamo generato. Quindi, qua andiamo, il co primo comando da applicare, qua nel menu Mesh, è l'IrMaillage, ok? Vedete, ret, il formato è med e lui tira dentro, legge la mesh. Chiaramente solo una mesh. Ah, ecco, io ho questo problema grafico che non riesco a. Vedete qua sotto non me lo fa vedere. Adesso spero di poterlo spostare in aeno. Ah, sì, là. È colpa mia. Mi No, no, sono io che. sono spostato prima e. Allora, adesso devo fare un barbatrucco. Per un attimo provo a togliere la condivisione perché non vedi che non mi vede l'ok. C'è un problema con la scheda grafica e mi fa sempre questo scherzo. Allora, tolgo un attimo la condivisione, provo a spostare la finestra del Salome. Che non ci riesco. Bisogna farla più uno schermo leggermente più piccola. Non Forse riesco anche la telecamera, tra l'altro. a rimpicciolire, non riesco a rimpicciolirla, non so come fare, sinceramente. Allora, adesso proviamo, dovrei staccare un attimo il big blue button, ma non credo che sia una cosa fatta bene. Vediamo se riesco a risolvere la cosa. Allora facciamo così, cacciamo una salvatina. Ma non riesco a uscire perché probabilmente. Allora facciamo così, provo a uscire un attimo dal Big Blue Button. Solo che ho paura che se esco perdo la sessione. Scusate.
Ragazzi, se esco un attimo dal Big Blue Button, perdo la sessione. O poi. Ah, ok. Qui. Tu fai esci. You are currently the only person in this conference. Condividi la webcam. Ok. E adesso condivido lo schermo. E sei entrato come? Sono entrato come partecipante. Ho fatto questo. Adesso no, ti facciamo diventare. Vabbè, dai. Un attimo che ci siamo dovuti uscire perché è un problema grafico, adesso lo mettiamo a posto, mi trasformano di nuovo in... Ecco, poi adesso proviamo a vedere i primi risultati, poi vi lascio andare perché comincia a essere un orario un po' tardo. Sì, grazie. Gli ho dato massima dimensione 4, minima dimensione 2. Perché ho settato i NetGen Parameters 1D, 2D. Quindi l'operazione seguente alla lettura della mesh è proprio il comando macro caraputo, cioè si può fare direttamente, non c'è bisogno di creare modelli. Non c'è bisogno di... Ecco qua, posso condividere lo schermo. Ok, allora confermiamo con ok la lettura della mesh, devo solo fare questo barbatrucco. Allora abbiamo la nostra mesh. Se vedete nel menu seguente, in genere i problemi di codaster, vi ricordate, si va da sinistra verso destra, no? Fino al post processing. Qui nel model definition, in questo menu qua, troviamo macro caraputr. Scegliamo questo comando, lui ci chiede, no? Quale mesh devo usare. Noi usiamo quella che abbiamo qua, la mesh di Lhermitage, ok? Come nome invece che table, non so, diamo TT, RET, una cosa del genere. Sempre nomi minori di 8 lettere. Ok, ecco, c'è l'origine inner. In generale non è uno dei comandi obbligatori, non va specificato. In questo caso che cosa facciamo? Spostamento in X gli diamo 0.0. Lo spostamento in Y gli diamo un valore, che ne so, di 10. Giusto per farvi vedere che quando farà il calcolo ci darà delle proprietà di inerzia diverse da quelle calcolate al baricentro. Ok? Allora, group de maillage, vediamo, perché qua c'è sempre il solito problema, proviamo a tirare giù un po' la finestra, vediamo. Non me la fa vedere sta cosa. Il maledetto. Adesso provo a sistemare sta cosa graficamente. Vabbè, da qualche parte qui ci dovrebbe essere il famoso non il group DMA, ma
gruppo di maglie di bordo, ok, e gli andiamo a specificare il bordo esterno. Vedete? Confermiamo con ok, torniamo giù. Allora, l'altra cosa da specificare è il famoso gruppo di nodi, ok? Edit, nodo di riferimento, gli specifichiamo, ok? Confermiamo. Io sono... ho possibile anche avere una finestra leggermente diversa? Sì, c'è una versione diversa, sì, sì. Comunque le cose da specificare sono il gruppo di nodi, la mesh, l'originer se vuoi. La mesh, l'originer... gruppo di elementi, se. No, devi usare il group MA board, ok, quello lì, e gli specifichi bordo E, cioè il bordo della mesh, ok. Poi devi fare group di NO, group de Noeo, group NO, underscore NO, e lì gli dai il nodo e il comando sostanzialmente finito. Dopo facciamo l'esempio con il table cara e vediamo la differenza dell'output, dei due output, ok? Qua potremo specificare il gruppo interno e qua il gruppo di maillage, se volete, ma no, il gruppo di MA non serve, e bordi interni non ce ne sono. Noi con questi comandi qui abbiamo definito sostanzialmente tutti i comandi Allora, prima di fare girare il calcolo del macro caraputr, gli diciamo dove stampare il risultato. Come vi dicevo, produce una tabella, quindi il comando di output da generale è il famoso imprtable, cioè diciamo stampami la tabella, ci propone direttamente tret perché è l'unica che abbiamo creato, dobbiamo specificargli dove andare. Dove andare a salvare, quindi la chiamiamo, io in genere la chiamo tab inner, tabella di inerzia, punto txt oppure punto resu, quello che volete, confermiamo, ok, qua ci sarebbero tutti i formati dei risultati, ma a noi non ci interessa perché tanto lui genererà un file ASCII, ok, quindi adesso salvate, possiamo far girare la nostra mesh. Ok, qui com'era la tab è punto tab. Ma io poi allora metto punto txt, perché mi ricordo, l'importante è che ti ricordi che dentro quel file lì c'è un file ASCII. Quindi quando lo vai ad aprire lo apri con un editor di testo. Poi io, in teoria i file di quel tipo lì l'aster li chiama punto resu, cioè i risultati in formato ASCII, però insomma mettete l'estensione che vi ricorda che dentro c'è un file ASCII, insomma non è necessario. Ma lo lasciamo quello che è disk format? Sì, io non, in genere non lo... Non, sì, formato o tableau, sì, altrimenti ci possono essere vari altri formati, mi sembra. Qua... Agraph, Numpy, insomma l'X-Grace, io lascerei tableau, perché fondamentalmente crea una tabella di valori ASCII. Okay. Mi provo a salvare con tab.txt, mi dice che il percorso contiene simboli non supportati, possibile. Ci hai messo un underscore, una barra? No. C'hai degli spazi nelle directory? Te sei sotto Windows? No. Ah. O hai degli spazi, o hai dei caratteri speciali? Nella directory. È possibile. La directory magari c'ha uno spazio, una barra, un percento, un... Non lo so. Eh? Togli lo spazio, vedrai che va a posto. Ah, devi esci, risalvi, fai un po'. O se no salva esatto in un'altra directory. Allora, prego. Forse dovresti modificare il formato del numero. Ah, volendo sì, volendo sì. No, ma quello lì va bene. Quello di giocare le opzioni di default vanno bene.
A meno che tu, perché lui che cosa ti dà? 1.6 con 3, 4 cifre, 5 cifre dopo e alla, ti dà il formato scientifico così. Se volete dei formati diversi si possono cambiare. Io non me li ricordo neanche tutti i formati di uscita. Fa lo shift della prima Va cifra, bene, così va vedi bene. quanto fa 0, per alla 10 È ora. Jean-Pierre Aubry che insegnava questa roba. Comunque, una volta che abbiamo adesso qua, vedete il file di comando è molto semplice, lo facciamo girare, ormai sono gli ultimi minuti, lo facciamo girare, poi la prossima volta cambiamo sezione, vediamo cosa fare. Quindi andiamo in History View, clicchiamo sul più, la memoria va bene, non so, qua magari aumentate, se avete più processori, magari mettete qualche processore in più, ma questi sono calcoli molto, veramente molto semplici, quindi poi si clicca su Run, ok, il refresh facciamolo, oddio, ah, qua non me lo fa fare, adesso l'Aster Run sta girando, ecco, ha già fatto il suo calcolo. Adesso andiamo insieme, ci sei Luigi Gianludovico? Mi sono perso, mi passi il file magari dopo. Va bene, va bene. Load case, run, allora, abbiamo ottenuto i nostri risultati, adesso li andiamo a vedere con un editor di testo, da qualche parte, se c'è uno spazio vuoto, con un editor di testo, allora torniamo in file qui, studi, se non mi ricordo più, prove, sezioni aster. Eccola qua, questa è la tabina del nostro risultato, lo apriamo con il Jedit. Ecco, vedete dentro, questo è il tipico risultato che vi dà il Macro in gran casino. Si capisce? Un po' difficilotto da capire. Quindi vedete, questi qua sono i titoli, lì significa luogo, vedete, lui mi dice punto 90, punto 90 che cos'è? L'entità è tutta la sezione. Ok, l'area. L'area è un 2 per 10 alla 3, è corretto? Quant'è l'area della sezione? 20%, 2000, quindi è corretto. Ricordatevi che le unità di misura che esprime il Macro Caraput sono quelle che avete scelto voi. Io ho scelto millimetri, quindi sono 2000 millimetri. È giusto. Poi mi dice, guarda, il centro di gravità della coordinata Y rispetto alla mesh. Chiaramente zero, vedete? E anche il centro di gravità della coordinata z, z è quella verticale. Ecco, vedete qui sparisce x e y, compaiono z e y. E sono tutte e due nulle le coordinate del baricentro, giustamente, giustamente. Poi mi dice, guarda, le coordinate, scusate, il momento di inerzia rispetto a y rispetto al sistema della mesh vale 1.66. 0,07 per 10 alla 6, vediamo quanto mi viene qua. È corretto, 1,666 per 10 alla 6. Come si fa a ricavare questo numero? Praticamente vi ricordo che l'IDY in questo caso è questo asse qui, questa è una sezione rettangolare, il momento di inerzia vale VH cubo dodicesimi, in questo caso dovremmo fare la base è 20 per l'altezza al cubo che è 100 al cubo diviso 12, proviamo a semplificare, 12 diviso 2 fa 6, qui fa 10, qua è 10, dunque questo qua è 10 al quadrato al cubo, diventa 10 alla 6, 10 alla 7, è un 10 alla 7 diviso 6. Sapere quanto vale, cioè, prova a fare questo calcolo per piacere. Dovrebbe fare questo qua. Adesso hai epsilon di y, di y. sì, è questo qua. Nel sistema del Macro Caraput questo diventa y e questo diventa z. Stessa cosa vale, potremmo calcolarci anche l'altro.
però insomma una volta che torna l'altro sarà sicuramente maggiore, più alto, quindi infatti l'altro dovrebbe venire 1,8666 per 10 alla 6, qualcosa di genere. Sì, torna al sangue, no, ma è corretto, il codastere è preciso. Poi se infittite la mesh per certe cose diventa più preciso, ma non, ma ripeto, non ha tanto senso. Tanto alla fine quello che gli interessa è il bordo. Quando avete descritto il bordo con sufficiente finezza siamo a posto. Ok, tutto quello che è il gruppo di group de maillage, quell'altro comando lì serve per fare sostanzialmente le sezioni disgiunte o per calcolare delle sottoaree che vi interessano, ecco, questo qua. Quindi andiamo a vedere, ecco l'altro valore è l'IDZ GDM che è 6,666 per 10 alla 4. Non ho capito come mai me lo dà minore, c'è qualcosa che non torna. Ah, sai perché probabilmente, aspetta, no, invece è giusto, 6,66 per 10 alla 4. Sì, perché l'IDY è il maggiore, l'IDZ è il minore. No, no, è giusto. Ecco, poi che cosa ci dà gli altri valori? E poi ci dà l'Y max, che sarebbe la distanza della fibra neutra, è corretto, è 50, no? La massima distanza della fibra neutra dall'asse delle Y è giusto 50, l'altro invece è 10, vedete, è corretto anche quello. Poi che cosa ci dà? Z max ci dà Y min, che è meno 5, Z min è meno 10, perfetto, R max. Poi ci dà di nuovo l'area, vedete l'area la calcola di nuovo. E poi ci dà l'Y dp, ok? L'Y dp è, scusate, mi sono perso. Non ho capito perché mi dà questo valore nullo. Ah, scusate, no, qua è l'area. No, no, non è mica questa. Z max è questo, Y minimo è questo, Z minimo è questo, Y, la Y del punto. ZDP mi dà, no, 2000 non può essere quello lì. Ah, questi sono i valori che gli abbiamo dato noi, scusate. Secondo me c'è un valore che è shiftato, però diciamo così, questo 5 è l'YDP, no scusate, lo ZDP, che è il valore che gli abbiamo dato noi. Non mi ricordo più cosa gli avevo dato, l'origine. 10. No, 10, allora è questo qua. Sì. 0 e 10. Allora qua c'è un meno 5, deve essere uno di questi valori, 2000 l'area. Mi sono perso con i valori, area. Ah, questo è il centro di gravità, sì, è sempre 0, 0, così, giusto. Y del baricentro è uguale, perfetto, stessa cosa per IDY, per IDZ la stessa cosa, è corretto, il momento misto è nullo, ecco, poi qui mi calcola, vedete, a un certo punto mi dà l'IDY, ok, che cos'è l'IDY? È il momento principale di inerzia dell'asse Y, vedete che me li ha invertiti, come IDY ha preso 6,666 per 10 alla 4, che è minore di 1,6667. Quindi lui di default fa quell'operazione che vi dicevo, vi sdraia la trave, cioè invece che io gliel'ho descritta in verticale, allungata in verticale, lui la prende e la gira in orizzontale. Quindi quando noi andiamo a specificare i valori nel codaster, l'IDY prende 6,666 per 10 alla 4, ok? E quindi prende il minore dei due. Non mi considera la trave come l'ho disegnata io, ma come la vuole lui, sdraiata verso il basso.
Dopodiché cosa c'è? E di Y, E di Z, non so che cosa sono, Rho Ct, Iota G sarebbe, ecco questo qua, uno punto probabilmente è lo Iota G, cioè sarebbe il fattore di rigidezza torsionale, ok? Che è effettivamente l'altro valore che è importante avere. Strano perché di solito lo chiama J di X, in questo caso l'ha chiamato J di G. Ah, ecco, lo Iota X c'è anche dopo, vediamo. Dovrebbe essere uno di questi valori qua, 1 punto, scusate, quello rispetto al baricentro, questo 1.19 si vede che... No, dunque no, questo è troppo basso. Ah no, scusate, questo è l'I di YP, vedete? 5.0348. No, l'I di YP, vedi, dopo c'è l'I di Z. L'I di Z è perché questo, il suffisso underscore P lo calcola rispetto all'origine che gli ho dato io. Io l'ho data 10 mm più alta e allora vedi che viene un attimo maggiore quello di YP. Viene 1.866 che è un pochino più grande di 1.666 perché l'ho traslato 10 mm in alto. Quindi i valori I di YP e I di ZP li calcola nell'origine inner che gli ho specificato io. Infatti l'I di Y è un attimo maggiore e invece l'I di ZP, vedete, è esattamente uguale agli altri valori, okay, che ha calcolato prima. Questi qua sugli altri valori, lo iota di x dovrebbe essere questo qui, 1.19, no, no, è troppo basso. Forse hai ragione tu, potrebbe essere questo, 2.24, 10 alla 5. Comunque adesso io ho uno schermo piccolino, se avete uno schermo grande, allungate la finestra e i titoli si stendono. Dopo è più chiara la lettura, in questo caso è un po' criptica. Ok, poi vediamo se ci sono altri dati interessanti. Ecco, questi qui, scusate, questo qua 1.19, 1.17 sono i coefficienti del taglio, che in genere sono di poco superiori a 1. Invece quello che ho evidenziato in rosso è lo iota x. Quindi, se adesso vi lascio andare, la prossima volta vediamo la generazione automatica della tabella, quella che poi può leggere, se volete lo possiamo guardare anche adesso, ma lo facciamo la prossima volta perché adesso è tardi, voi avete la strada da fare. Quindi alla fine, se io volessi dare dentro manualmente i valori, li trovo tutti qua, cioè dovrei dare come valori questo qua, se mi interessano i valori baricentrici, oppure i valori che lui ha calcolato, lo iota x e l'area, ok? Questi sono i valori sostanzialmente che io dovrei dare dentro, questo che è l'area, poi il valore I di Y che è questo qui, il valore questo qui che è l'I di Z e lo iota X che è questo qua, 2.24 10 alla 5. Ok? Domande? È un gran casino, cioè, lo dico sincero, infatti ho detto bisogna che la facciamo un corsettino su questa roba perché è veramente ostica, però se si impara ad usare questo comando è veramente potente, cioè ti risparmia una fatica, poi qualche controllino bisogna sempre farlo a mano, perché avete visto, è facile sbagliare, lui ruota gli assi, sbagliarsi un attimo, quindi prendere una rigidezza. Allora, quando siamo delle sezioni abbastanza toste, diciamo così, non ci sono grosse differenze fra un momento di inerzia e un altro, quindi anche invertendole non si commettono dei grandi errori, però insomma è giusto, secondo me è giusto dare dentro i dati corretti. Allora, prossima volta vediamo quando si sbozza l'opzione table cara UI, lui che cosa fa? Non ci darà fuori una tabella così, ma una tabella più sintetica, con direttamente dentro i valori nel sistema principale di inerzia, e quella tabella lì è direttamente, adesso facciamo un esempietto, la prossima volta è direttamente, si può leggere direttamente nel comando, comando AF cara L.
dopo la analizziamo questa cosa. Ok, domande? Posto? Allora, io chiudo, scusate, per chiudere la sessione esco? No, faccio chiudi sessione. Sì, quindi io...